Tanto spazio, contenuti, sostanza a partire da poco. È questo il concetto dello Spirit de Milan, il locale nato nel 2015 che dà una seconda giovinezza all'ex stabilimento delle cristallerie Livellara. Oggi quindi è un locale vivace, colorato e soprattutto con tanta personalità, sempre all'insegna dell'efficienza e del mantenimento degli spazi preesistenti che lo rendono uno dei luoghi più interessanti e affascinanti di tutta la città. Spazio e personalità sono parte anche del DNA della Citroën C3 Aircross, che però a differenza delle enormi dimensioni dello Spirit, sceglie di portarli in dimensioni più contenute. Un SUV compatto è il più piccolo del doppio Chevron, che si sviluppa in 4,1 metri di lunghezza, 1,7 di larghezza e 1,5 di altezza, segno che per offrire comodità anche per 5 persone non serve essere dei giganti. Lo spazio interno si deve, oltre a ottime scelte progettuali, anche ovviamente al passo di 2,6 metri che si vede già dall'esterno e che distingue questo SUV dagli altri di pari categoria per il cofano corto e il posteriore interamente verticale, segno di una progettazione che è partita dall'interno verso l'esterno e non il contrario. Lanciata sul mercato nel 2017, oggi la Citroën C3 Aircross si presenta aggiornata nello stile, pur mantenendo intatto il design personale che rompe gli schemi tipico del marchio. All'anteriore troviamo il nuovo disegno dei fari, visto sulle ultime vetture come nuova C4 e nuova C5X, con design dei fari anteriori a X e un nuovo design della calandra con listelli a sviluppo verticale. Il frontale in ogni caso si presenta muscoloso e scolpito e rende l'aspetto della C3 Aircross molto imponente. Meno evidenti gli altri cambiamenti. Ci sono i nuovi cerchi da 17 pollici diamantati con design origami, mentre nuovo è anche il design della cosiddetta terza luce con trama chrome glass, che aumenta la personalità dell'auto, garantita del resto anche da nuove colorazioni e dalle tonalità a contrasto degli specchietti, del tetto e appunto della terza luce. Anche gli interni sono stati rivisti, sempre con possibilità di personalizzazione cromatica. Spicca il nuovo display touch centrale da 9 pollici, compatibile via cavo con Apple CarPlay e Android Auto, e messo secondo me in una posizione intelligente perché non è né troppo in alto né troppo in basso e quindi secondo me non distrae. L'intelligenza si deve poi all'enorme ottimizzazione dell'abitacolo, con tanto spazio per testa e ginocchia sia all'anteriore sia al posteriore, questo anche quando il sedile davanti è impostato sulla mia altezza e tra l'altro con possibilità di spostare in avanti e indietro il divano. Con queste caratteristiche la Citroën C3 Aircross si presenta come una cittadina dai mille interessi. Le sue dimensioni del resto la rendono molto semplice da parcheggiare in città e lei è una vettura adatta a portare figli a scuola, andare al lavoro, a fare la spesa, insomma per tutte quelle mansioni del nostro quotidiano. E nel weekend o durante le ferie è un'auto perfetta per viaggiare. Il suo bagagliaio parte infatti da una capacità minima di 420 litri che diventano subito 520 facendo scorrere in avanti il divano posteriore e arrivano fino a 1200 abbattendo completamente i sedili posteriori. Una cittadina vacanziera che grazie a un'altezza di carico non elevata e a un vano completamente sfruttabile è in grado di ospitare tutta la nostra attrezzatura, sia di mare che di montagna. E ora che abbiamo caricato tutto, possiamo partire. Ci sono altri due elementi che contribuiscono alla comodità della C3 Aircross e dei quali ci si accorge soprattutto guidandola. Le prime sono le sospensioni, che sono molto morbide e che attutiscono davvero molto bene tutte le buche che ci sono nelle città italiane, lo sappiamo non sono poche, e che invece quando l'asfalto è nuovo rendono la guida eccezionale, appunto di grande comfort. Comodità aumentata dal secondo elemento, quasi complementare, che sono i sedili Advanced Comfort, una tecnologia 100% Citroën adottata su tutti i suoi modelli e che nasce per migliorare la comodità percepita, il comfort posturale e quello dinamico. La comodità dei sedili deriva da una tecnologia particolarmente complessa. Un primo strato superficiale dato da una schiuma ad alta densità con spessore di 15 mm, responsabile della morbidezza e del sostegno, e una parte centrale con un secondo e più spesso strato di schiuma che fa da supporto e perno centrale della struttura del sedile. Il risultato, e non sto minimamente esagerando, sono delle vere e proprie poltrone, sia all'anteriore che al posteriore, che non fanno mai venire mal di schiena. Non esagero, perché io di problemi alla schiena ne ho avuti e ne ho ancora, e diciamo che questo mi rende particolarmente sensibile alla struttura dei sedili. Per il resto posso dire che la Citroën C3 Aircross è un'auto che nasce per una guida non sportiva ma rilassata. Questo è dato anche dal motore, il diesel blu HDI
da 120 cavalli, molto silenzioso e soprattutto parco nei consumi. Ho sempre considerato il Blue HDI uno dei motori diesel più efficienti e ovviamente non delude neanche qui con la sua media di circa 18-19 km con un litro. Avendo provato anche il 110 cavalli con cambio manuale, posso dire che sono entrambe ottime propulsioni, ma i 10 cavalli in più di questo possono fare la differenza soprattutto nei sorpassi autostradali. Bene anche il cambio, che permette di rilassarsi e godersi ancora di più il viaggio, visto che è l'EAT6, ovvero l'automatico a 6 marce con cambiata abbastanza fluida e che tra l'altro aumenta la silenziosità. Quando si parla di comodità si tiene sempre in poca considerazione la luminosità, che invece è fondamentale. Ce ne si accorge proprio in auto come la Citra Aircross, che ha davvero vetrate ampie e ariose, a partire dal parabrezza e fino alla già citata terza luce. A completare il tutto c'è poi il tetto panoramico apribile, molto grande e luminoso, che fa venire subito voglia di partire. L'aggiornamento della C3 Aircross include anche i sistemi di assistenza alla guida, a partire dalle DAP display a colori, che proietta le informazioni essenziali come la velocità, le indicazioni del navigatore o i limiti, e che tra l'altro è su sfondo brunito, quindi sempre visibile. Ci sono anche assistente di corsia, cruise control adattivo, il sensore di angolo cieco, l'active safety brake e l'accensione automatica dei fari. Inoltre, pur non essendo un fuoristrada, la C3 Aircross dispone di sistemi davvero SUV come il grip control e l'hill assist descent, nonché le modalità di guida che regolano l'assetto per facilitare la guida in contesti come neve, ghiaccio, sabbia e fango, e quindi per permettersi anche del leggero fuoristrada. Una vera e propria smart car con dimensioni da città e spazio quasi da ammiraglia per viaggiare senza pensieri e con tanta personalità, sia con i propri amici che con la propria famiglia.